sensibilizzare i più giovani sul tema della disabilità, perché l'odio nei confronti del diverso può inquinare una città, causando dolore e morte alla stessa stregua di un impianto industriale. A Taranto ha fatto tappa l'OSCAD, l'Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori, che riunisce tutte le forze dell'ordine. Questa iniziativa nasce dall'Osservatorio contro tutte le forme di discriminazione, che è un osservatorio della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, nato 13 anni fa. È una delle best practice uniche del law enforcement italiano, non esistono precedenti in altri paesi del mondo. E questo osservatorio promuove la cultura della non discriminazione. Oggi a Taranto affronteremo un tema delicatissimo, che è quello dell'odio verso i disabili e quindi della cultura dell'inclusione. Forse dal convegno di oggi quello che vorremmo che uscisse è trovare una nuova parola, che non è disabilità come mancanza di abilità, ma come possesso di abilità diverse, e vorrei promuovere la cultura di giovani che hanno abilità diverse. Questa è una città, ho avuto modo di dire, in cammino, che si sta trasformando, ma non possiamo occuparci soltanto delle infrastrutture, dei grandi eventi, dobbiamo occuparci delle persone, delle fragilità di questa comunità, e questa è una comunità che intorno ai temi dell'odio e della divisione, insomma, ha raccontato tanto in passato. Si sta mettendo alle spalle queste ferite, e questi momenti servono anche per far comprendere, specie ai più giovani, oggi ce ne sono tanti ed è bellissimo vedere il Teatro Fusco pieno, che l'odio è qualcosa che avvelena, inquina la vita normale di una comunità, ed è un tema che dobbiamo affrontare se vogliamo diventare un luogo civile, moderno, equilibrato. Tra i compiti dell'osservatorio c'è anche quello di formare le forze dell'ordine sui temi della disabilità e della tutela dei più fragili. L'osservatorio ha anche il compito di formare proprio gli appartenenti, le donne e uomini della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, per essere pronti ad interloquire, ad interagire nel mondo, diciamo, della discriminazione e dei pregiudizi nei confronti di tutte le disabilità, ma non soltanto quello, riportando, insomma, il dettato costituzionale dell'articolo 3.